Nuovo appuntamento di A Casa Di. Da chi saremo venuti quest'oggi? Siete curiosi? E allora bussiamo subito. Ismael, benasera! Ciao Ismael! Ciao, tutto bene? Bene, bene, grazie. Allora, siamo venuti qui, grazie, grazie mille, che meraviglia, è una casa stupenda. Grazie, grazie. Una luce bellissima. Siamo venuti qui quest'oggi per conoscerti meglio. Conosciamo già molto bene le tue doti calcistiche, il Benasser giocatore, ma quest'oggi siamo venuti a conoscere un po' di più Ismael. Ci accomodiamo? Sì, certo. Andiamo. Allora, cominciamo con le domande su Milano. Vediamo un po' quanto Ismael Benasser si è ambientato a Milano e conosce la città. Qual è il simbolo di Milano che sta sull'uomo? Ti do un indizio, c'è anche una canzone che dice: oh mia bella Madonnina. Madonnina, sì. Vedi, ma io lo sapevo, che lo sapevo. Dai, insomma, questa era facile. Sì, sì, sì. Questa era facile. E qual è l'ingrediente principale del risotto alla milanese? Zafferano, no? Zafferano? Sì. Bravo, vedi, l'hai provato, ti piace, ti è piaciuto? Sì, tanto. È buono, sì. Buono, il risotto allo zafferano è buonissimo. Quindi da quando eri bambino, la passione è nata subito? Sì, da magari 7-8 anni, giocavo alla scuola, giocavo fuori, sempre con un pallone. Con me. Ma com'eri? Eri già il più bravo? Perché no. Uno si immagina Ismael Benasser che gioca con gli altri bambini, si immagina il bambino, no? Quello che ma più bravo, che gestivano tutti gli altri. Quando ho cominciato il calcio non ero sempre il più bravo. Non lo so, ero anche meno forte degli altri amici che giocavano con me. Eri già inquadrato, sì, con il tuo obiettivo. Già sognavi quindi di diventare un calciatore già da bambino? L'avevo nella mia testa questo sogno, ma non sapevo perché. Sì, questo è difficile. Sai che devi avere un po' di tutto, devi essere fortissimo, devi essere forte di testa anche, devi avere un po' di, come si dice? Di fortuna. Lucky fortuna, bravo. Okay. Devi avere un po' di fortuna e tutto questo l'ho avuto. Il secondo allenatore mi ha chiamato e mi ha detto: Isma, sei in vacanza? E ho detto no, assolutamente, proprio te che invece sì, così ligio. Sono libero, io sono libero. E lui mi ha detto: ah, va bene, quindi era martedì. Sì, era un martedì. E lui mi ha detto: va bene, domani c'è una partita un'amichevole con la prima squadra. E l'allenatore vuole vederti, perché loro avevano tanti infortunati. Sì. Adesso ti farò leggere 3 proverbi milanesi, ti do proprio il testo e vediamo un po' qual è la pronuncia. Sappi che io sono sarda, non ti posso aiutare con la pronuncia milanese. Allora, il primo è questo: Milan col cuor in man. Sì. E questo vuol dire Milano col cuore in col mano. Cuore in mano, sì. Fai disfa le tutte in l'ora. L'ora. Vabbè, dai, già si capisce adesso, insomma, non è facile comunque. Vediamo con l'ultimo. Il padrone comanda, cavale il trota. Questa, eccola qua, la maglia di Benasser, la maglia numero 4. Come mai c'è questa maglia qui sul divano? È vero che ci aspettavi, quindi sapevi che saremmo venuti a curiosare un po' in casa tua, ma come mai hai preparato proprio la maglia? Perché questa è la prima maglia da titolare con il Milan, sì, contro Brescia, quando l'ho messo la prima volta. Era, sai, quando sono allenamento, quando sono nella partita anche, e vedo questo logo del Milan, vedi anche sete sulla spalle. Vuoi fare bene sicuramente, perché... E stai facendo bene. Sì, ma so che vado a fare ancora meglio, piano piano, perché sto imparando, sono molto molto contento di essere qui io, perché sto imparando tanto, perché io sono qualcuno che lavoro tanto. Ultima domanda su Milano. Dimmi 3 cose tipiche di Milano. Scegli tu se luoghi,
cose, piatti, quello che vuoi. Tre cose tipiche che secondo te possono rappresentare la città di Milano. La prima, la moda. La moda. Quando penso a Milano, penso a... La piazza del Duomo. La piazza del Duomo, sì, certo. Ecco, giusto, è molto rappresentativa un po' per... E anche a San Siro. San Siro, certo, ma dai, certo. Ma certo, San Siro. Che emozione è calcare il prato di San Siro? La prima volta che sei entrato a San Siro hai sentito il boato del pubblico? Io sono... l'anno scorso con l'Empoli, quando siamo venuti qua, era... Tremavano le gambe, sì, un po'. Mi ricordo che era incredibile. Tifosi, tutto, mi fa un po' ricordare un po' come Marsiglia, loro hanno tanto... Fervore? Sì, bravo, bravo, fervore, e questo lo sento ogni partita che gioco, anche se non siamo bene bene, sentiamo tutti i tifosi che sono dietro noi, e questo è molto bello. Primo gol in maglia rossonera, quale sarà la tua, il tuo modo di esultare? Ci hai pensato? Devo pensare a tirare prima e poi... No, ma... Poi quello che succede, succede. Sì, certo, certo. Sì, penso, non ho pensato, ma... Penso che vado a urlare perché... Come... Sotto la curva, sì. Sotto la sud. Sì, 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 vado ad andare a vedere i tifosi, sì, certo. Che non vedono l'ora, ovviamente, di vederti lì sotto la curva, come sempre in campo, in tutte le partite. Ora vediamo quanto ne sei di Milan. Vediamo un po'. Soprannomi. Chi è il cigno di Utrecht? Van Basten. Sì, Marco, sì, Van Basten, sì, sì, sì. Esattamente. Chi segnò due gol nella finale di Champions del 94 contro il Barcellona? Del 94 non era neanche nato. È nato nel 97, però... Maldini? No. No. No, no. Non è Maldini, ma è Ma... Massaro? Massaro, sì, Massaro. Sì, sì, sì. Il calciatore del Milan, primo africano a vincere il pallone d'oro. Weah. Weah, George Weah, certo, assolutamente. Ah, eccoci qua nella cabina armadio di Benasser. Allora, io mi dirigo subito in un punto, perché l'outfit a cui io mi riferivo è proprio questo, ma te lo dico perché è rimasto impresso un po' a tutti i tifosi rossoneri e non solo, forse, perché è una maglia molto particolare che tu hai abbinato al pantaloncino della stessa fantasia. Sì, 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 sì. Ma anche il mio procuratore, quando ha visto la foto, e mi ha chiamato e mi ha detto: ma siamo fortunati che abbiamo già firmato a Milan, così perché è la capitale della moda, Milan. Infatti, quindi così vai a vestire bene, perché non sai, non era anche il procuratore, insomma, sì, non era proprio d'accordo, che poi avevi la t-shirt, il pantalone uguale e un calzettone alto, se non sbaglio. Questa è la calza di recupero. Sì, ah, sì, sì, sì. Questa è una curiosità interessante, quindi era una calza di recupero, sì, quella. Perché, non lo so se tutti hanno creduto che era il stile, ma sì, anche fa parte dell'outfit, sì, sì, ci poteva stare. Comunque, dando un po' uno sguardo in giro, vedo che sei uno molto attento a, sì, insomma, sì, alle cose, all'ultima moda, anche alle griff. Ti piace, insomma? Sì, mi piace. Perché, cantaci un coro della curva sud. No. Forza lotta, vincerai, non ti... Sempre Paquetà lui sempre canta Paquetà questo. Paquetà canta questo, sempre, sì. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo. Ma... Molto religioso, sei credente, giustamente. Provo a essere il migliore nella mia religione, perché per me la cosa la più importante nella mia vita. So di un episodio durante un Sassuolo-Empoli, se non sbaglio, che il tecnico Andrea Zoli, che aveva trovato nello spogliatoio durante la partita, a pregare. No, non era durante. Non era durante, sì, non tra il so primo perché, e il secondo tempo. Sì, forse. Ma non lo so perché lui ha detto questo, magari... Però ha detto una cosa molto bella, perché lui ha detto: io l'avevo visto pregare, per me quello è un momento molto importante, sì, molto bello, sì, intimo, e non ho assolutamente voluto, sì, disturbarlo, certo, perché ci sono delle priorità, è quella. Sì, certo, ma lui sapeva che, per esempio, prima allenamento,
prima riunione, sempre c'è orario, quindi e lui aveva bisogno di me perché qualcuno era infortunato, non mi ricordo bene, e non mi aveva trovato. E sì, ma poi mi ha detto tranquillo. Cosa pensi dei tifosi del Milan? Incredibile, sì. Ci sono tantissimi trofei, tantissimi ricordi sicuramente, anche insomma, che vorrei che tu ci raccontassi un po'. Numero 22 Benasser, la maglia della nazionale algerina, immagino. Sì, questo dopo che quando abbiamo vinto la Coppa d'Africa. Questa coppa? Questa era sempre il migliore giovane giocatore della Coppa d'Africa, perché l'altra ho dato a mia mamma, l'altra... Quella del miglior giocatore della competizione, sì, in assoluto, sì. E tu hai tenuto il miglior giovane, quindi sì. Insomma, Benasser è protagonista assoluto della Coppa d'Africa 2019, lui con la sua Algeria. Questo riconoscimento invece, raccontaci un po', 2016-2017, sì, stagione 2016-2017. Sì. Era per il migliore giocatore solo dell'Algeria, della nazionale. Rivelazione. Con i migliori giovani, sì. Questo ecco. Migliore giovani. E c'era Paolo Maldini anche a questa serata, perché lui ha dato il Ballon d'Oro algerino. E anche questo riconoscimento fa sempre parte dell'ultima esperienza della Coppa d'Africa 2019? Sì, questo è quando siamo tornati, siamo andati a vedere il presidente. È come una medaglia di merito. Mm-hmm. Sì, quindi proprio il presidente questo della Coppa d'Africa? Sì, abbiamo visto il presidente e quindi lui ha dato questo a tutti i giocatori, tutti lo staff del nazionale. Quanti anni compie il Milan quest'anno? 120 anni. 120 anni, allora approfittiamo e facciamo, certo, gli auguri al Milan. Sì, certo. 120 anni portati benissimo. Grazie Ismael Benasser. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ciao.